Centrodestra cerignolano sempre più dilaniato da una faida interna in vista delle elezioni che si svolgeranno a maggio, anche se la data non è stata ancora decisa. Nella riunione dello scorso lunedì si doveva puntare definitivamente sul nome di Giuliana Colucci, attuale preside del liceo classico Zingarelli, ma ancora una volta ci sono state troppe divergenze. Da una parte con il gruppo guidato da Paolo Vitullo, che rifiuta categoricamente il nome della preside, e dall'altra lo stesso Vitullo pronto a fare un passo indietro nel caso l'attuale sindaco Gianna Tempo darebbe il suo sì alla candidatura come uomo del centrodestra per le prossime elezioni. Intanto l'ex consigliere comunale De Cosmo che dice se non troviamo la quadra io corro da solo. Il rischio che la Colucci, donne dal forte temperamento, potrebbe spazientirsi è reale, tant'è che nei giorni scorsi la nostra redazione ha tentato di contattarla e di avvicinarla presso il liceo, ma al momento non c'è stato nulla da fare.